banca delle televisioni, piano TV 681 digitale terreno. Noi questo lo vediamo l'Argentina del marzo. Siete americani, che la presa americana, titolo americano. Diamoci un abbraccio. Venga tutti gli anni fino a mille anni. Grazie. Possiamo, Nicola Corrà, piacere mio. Per la Calabria è unica e solo. Sì, solo, siamo tutte collettività e l'Argentina e i Calabresi siamo tutti insieme. Tutti, è una famiglia. Siamo una famiglia. Noi facciamo la festa a San Gennaro, la commissione di San Gennaro e l'Argentina. Argentina, San Gennaro c'è anche a Napoli, che sì, no, però noi lo facciamo che noi. E qua invece il miracolo ce la fa la Madonna di Montepone. Noi facciamo la festa in Argentina. Bravo. E la commissione. Come si vive in Argentina, scusa? Chi lavora, chi lavora si diciamolo mangia. In francese, come si, come sa. È così, okay. È così. Con lavoro sta c'è bene, con te del lavoro non sta bene. Signora, io le dico con la trasmissione Giovanni Domacchio di fare delle giornate meravigliose qua. Per fare la festa, io ho venuto 2 anni fa, ho venuto da Milano, stavo con una zia a Milano, ho venuto per fare la festa della Madonna del Monte Carmelo. Allora oggi dobbiamo pregare perché l'incidente che c'è stato ieri, un colpo di Stato in Turchia. E dopo i giorni sono ci sono stati degli italiani che hanno sparato in un camion dell'ISIS a bruciapelo e che la Madonna di Montemoro mette a posto le cose anche Gesù Cristo e anche mamma Natuzzi di Paravati che fra poco faranno anche la basilica in lavorazione. Grazie, buona festa. Di vero cuore a tutta la vostra famiglia. Grazie. Allora amico mio gli stringo la paletta. Piacere. Buongiorno. A piedi state venendo, signore? Sì, sì. Da dove? Di dove venite, signore? David va a piedi. L'assessore del comune di Spinica, anche lei qua è devoto alla Madonna del Carmelo. Sì, io sono di Monteporo. Ah, di Monteporo, sì, quindi sono di Monteporo. È di qua. Sì, e sono del comune di Spinica. Amico suo sindaco, no? Sì. Ci dica qualcosa, forse. Ci dica qualcosa, cosa vuole dire? Che devo dire? Devo dire che cerchiamo di fare il nostro meglio. Il paese stiamo è però meglio rispetto a prima, no? Il nuovo sindaco. Sì, sì. Sì, sì, abbiamo incominciato già a pulire le strade e stiamo cercando di fare qualcosa di quello che è possibile. Ok, grazie, buona festa pure a lei. Grazie. Sì, ancora grazie. Chiudiamo questo servizio qui a Monteporo con un grande artista di San Calogero. Con Giuseppe. Giuseppe. Giuseppe, dimmi qualcosa, vai. E io sono qui a Monteporo per cercare di fare qualche cosa per poter lavorare, di portare alla gente le cose che faccio con le mani. E poi ci vedete. Questa è una pipa fatta con le mani. Poi? Questo è un rosario fatto con le mani. Ok, piano. Questo è un rosario con l'olive, un occhio di olive fatto con le mani. Scegliere, prego! Ci sono tante cose. Sono con le mani, le nacchere. Facci vedere. Queste sono le nacchere, questo è il fuso. Ah. E il rosario con le noci. Bellissimo questo. Il serpentello. Quanto vende questo qua? Per quanto? Quanto vende? Questo costa. Quanto? Minimo 30 euro. Bellissimo, bravo. Poi la pipa c'è la pipa. La pipa di pietra. Allora il signore di San Calogero. Signore di San Calogero Rocco Giuseppe. Allora, quando vi trovate nelle feste, venite acquistate questo grandissimo artista perché veramente ha della roba bellissima. Proprio fatta a mano. Fatta a mano. Allora Giuseppe, grazie tante. Le pacchette per i tamburi, tutto. Allora facci vedere Giuseppe. Queste pacchette per i tamburi. Le cose per la pasta. Giuseppe, ce lo dai un rosario a me e al mio assistente? Ma non ho fatto niente, tesoro mio. Un rosario. Non ho fatto niente. Non ho lavorato per niente. Una volta te l'ho dato la croce, ti ricordi? No, a me no. Sì, a cosa? A Preizzano. A mio fratello gli ho dato. Ma non sto lavorando per niente. Thank you.
grazie molto, si mangia bene. Allora signora, da 1 a 10, da 1 a 10, diciamo, in questo istante, lei deve dare un voto. Cosa? Per me non. Un voto, da 1 a 10, quanto ce ne dà? No, pure 9. Nove. Non diciamo 10 per non fare. Certo, si meriterebbe certo. Pure il 10. Si mangia bene, sì, sì, tutta sì. Roba genuina. Sì, è fatta proprio sul posto. Di tutto come pasta. Quindi come sono tutto. Prodotti locali. Cosa avete mangiato signora? Cosa avete mangiato oggi? I filet. I filet sarebbe la pasta, la pasta fatta in casa. Col peperoncino. Poi, il peperoncino. Col peperoncino. Ah sì. E poi come seconda? E poi come seconda la costata. La costata, diciamo la brace, la braceria, che sì. Sono bravissimi. Allora, lei la signora? Di Capo. Di Capo. E di qua del territorio? Siamo Vinicotera. Vinicotera superiore, Vinicotera marina? No, no, superiore. 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 E il signore, il marito? Lo... No, sono fratello. Il fratello. Allora, il signore come si chiama lei? Vincenzo. Vincenzo, allora oggi da 1 a 10, come... che voto gli dà qua? 9. 9. Bravo Vincenzo. Non gli do 10 perché c'era certo, una mosca. Bravo, no, Vincenzo, c'era una mosca bravissimo. Che girava allora. Don Vincenzo, grazie tantissimo. Quindi ha mangiato bene? Sì, sì, sì. Ma allora, non è la prima. Il marito della signora, il signor Lorenzo Di Capo. Lorenzo Di Capo. Da 1 a 10 come un gol? 8. 8. 8. Allora noi... Te lo scuso un attimo, noi vi ringraziamo tantissimo, diciamo buon proseguimento, grazie ancora.